Salve a tutti amici di Marcosbox, ben ritrovati in questo consueto appuntamento con il riassunto della settimana. Questa settimana non ci sono state tante notizie pubblicate su Marcosbox. Il motivo è che ho avuto dei problemi in famiglia e quindi non me ne sono sentita di mettermi lì alla tastiera a scrivere. Non sapevo nemmeno se fare questo video, però alla fine ho deciso di farlo perché comunque ci sono state due notizie che sono state pubblicate da Marco Persi e da Stefano che meritavano di essere diffuse all'interno di questo podcast. Ho preferito quindi farlo lo stesso ed evitare di fare un mega video la prossima settimana. Bene, la prima notizia è stata postata da Stefano. Stefano ha postato il suo consueto riassunto settimanale sul mondo OpenStreetMap. Settimane 79-80, precisamente dal 23 settembre al 21 ottobre. Cosa c'è in questo consueto appuntamento? Ci sono tutte quante le notizie riguardanti il mondo di OpenStreetMap. Può essere un riassunto fondamentale per chi fa parte della comunità di OpenStreetMap per documentarsi su tutto quello che è accaduto, ma è anche un invito a chi non conosce OpenStreetMap per documentarsi e per approfondire il discorso. Andatevelo a leggere perché è interessante. Ho pubblicato poi un video, Grand Sonde del Samsung Tizen Z9005, nome in codice Redwood. Che cos'è? È il primo smartphone equipaggiato con Tizen realizzato da Samsung. Nella fattispecie, nel video possiamo vedere Tizen 2.2, che sarebbe praticamente la precedente versione, visto che adesso stanno già lavorando su Tizen 3.0. Nel video è possibile vedere la lock screen, è possibile vedere il sistema delle notifiche, è possibile vedere la fotocamera, insomma l'interfaccia principale dello smartphone e del sistema operativo. Che dire, si vede che c'è il tocco di Samsung, il tocco giocattoloso della sua Touch Wiz. Speriamo che nelle prossime versioni venga raffinato l'ambiente e speriamo che il sistema riesca ad essere spinto sufficientemente da Samsung e dai suoi partner. Perché come terzo incomodo nella lotta tra i sistemi operativi mobile. Perché comunque c'è bisogno di una ventata d'aria fresca, soprattutto visto le ultime politiche di Google e vabbè, poi il solito colosso iOS. Marco Persi ha poi pubblicato un interessante editoriale intitolato Le frustrazioni di Persi, Open Man River verso Mageia. Cosa sono Open Mandrive? Che cos'è Open Mandrive? Che cos'è magia? Forse non tutti vi ricorderete di Mandrake Linux, distribuzione che era diventata semplice da utilizzare, diciamo una delle prime distribuzioni semplici da utilizzare, poi sì, che si è evoluta poi in Mandriva, e poi successivamente nel 2010 Mandriva è stata chiusa perché a causa di problemi finanziari, la Mandriva SA che la sviluppava ha chiuso la distro. Successivamente a questo evento ci sono stati due fork che sono generati. Il primo fork è Mageia, che è praticamente il fork effettivo, portato avanti da sviluppatori che lavoravano per Mandriva. L'altro fork è Open Mandriva. Open Mandriva invece è portato avanti da utenti che utilizzavano Mandriva. Queste due distro, queste due derivate, adesso camminano su binari pressoché paralleli. Nel post Marco Persi va a fare un'analisi delle ultime versioni di queste due distro, vedendone i pro e i contro e vedendo appunto, sottolineando anche in un certo senso, facendo capire l'inutilità di portare avanti due distro come queste. Unissero gli sforzi, non facessero come il solito discorso nel mondo Linux che voi ben sapete, si fanno fork spesso per futili motivi, spesso per motivi puramente di voglia di primeggiare, voglia di contare, di fare qualche cosa, fork che potrebbero essere evitati, che praticamente potrebbero gli sviluppatori unire le forze e fare un unico progetto che è degno di questo nome. Andatevelo a leggere, quindi è interessantissimo. E magari commentate nel post. Piccola parentesi, Marco, rimettiti presto. Hai avuto qualche problema in settimana. Date una mossa. Rimettiti in carreggiata perché devi scrivere tanti altri articoli. Pubblicato poi una data, praticamente il 30 novembre,
Ad Udine si terrà l'open source di 2013. In questo appuntamento vedremo, sponsorizzato dal Polo Scientifico dell'Università degli Studi di Udine, sarà praticamente una giornata di insegna tutto del software open source con divisi in categorie multimedia, professional, security, forensic. Ci sarà un install fest e sarà un appuntamento interessante a darvi a leggere il programma. Poi ci saranno due nomi che sicuramente conoscerete. Sto parlando di Riccardo Padovani di Ubuntu Touch, che ci parlerà in quell'occasione di Ubuntu Touch, e poi un altro nome che i miei lettori più vecchi, di vecchia data, conosceranno: Nanni Basetti, l'autore di Kainé Linux, una distro per l'analisi forense. Se siete di quella zona, andateci a fare un salto, segnatevi questa data, perché sarà, secondo me, un bel appuntamento. Io purtroppo non potrò esserci per motivi logistici, perché, come ben sapete, abito in Puglia, quindi mi trovo da una parte opposta. Stefano ha poi pubblicato un post, un appello. Google Maps discontinuerà le API, Google discontinuerà le API di Google Maps, la versione V2, il 19 novembre, introducendole API V3. Ha mandato un'email a tutti quanti gli utenti che fanno uso di, gli sviluppatori che fanno uso delle API, appunto dicendo che loro non possono garantire che le mappe continueranno a funzionare, e quindi si raccomanda il passaggio alle nuove API. In questo caso, quale migliore occasione per cogliere la palla al balzo per fare uno switch e passare a OpenStreetMap? OpenStreetMap è effettivamente, a mio avviso, uno dei migliori, se non il migliore, sistema di mappe attualmente disponibile. Perché? Perché è fatto da persone che conoscono veramente il territorio. È fatto da persone che appunto conoscono la città, quindi vi danno la possibilità di avere delle mappe precise, delle mappe più veritiere, con poi un livello di informazioni più elevato rispetto a Google. Fateci un pensierino se siete gli sviluppatori, troverete nel post anche alcune informazioni su come migrare OpenStreetMap. Viene linkato appunto il sito web switchtoopenstreetmap.org, che fornisce tutte le raccomandazioni per passare ad utilizzare OpenStreetMap, e ci sono poi, vabbè, tutte le informazioni appunto per passare a questo nuovo sistema di mappe. Pensateci. Altra notizia della settimana è una notizia che non è piaciuta a molti utenti di Ubuntu. Valve ha fatto sapere che, tramite Engage, che ha intervistato, che ha avuto modo di vedere SteamOS, ha fatto sapere che SteamOS non sarà basato su Ubuntu, ma sarà un sistema completamente riscritto da zero. Questo ha fatto sorgere il naso a molte persone che speravano in una partnership più stretta con Canonical, soprattutto per quanto riguarda Mir, il server grafico. Questa notizia quindi sta a significare che SteamOS appunto sarà completamente libero e indipendente. Saremo a vedere quale sarà il server grafico che utilizzerà, saremo a vedere come si evolverà la distro. Buona notizia, cattiva notizia, a voi commenti. Fedora ha compiuto 10 anni, è stato pubblicato un video celebrativo. Andate a vedere. Io ultimamente sto utilizzando Fedora, sto su ho utilizzato prima Fedora versione GNOME, con nome c'è 3.10, la versione Fedora 20, la versione di sviluppo. Poi ultimamente mi sono accasato su Fedora KDE versione 19, perché comunque c'è il report Redact che tiene tutto aggiornato. Fateci un pensierino anche voi di provare questa distro, perché è stabile, ha aggiornamenti continui, quindi ed è abbastanza appunto aggiornate. Ultimo post è dedicato a fare un saluto, un arrivederci a Lucky, il mio cagnolone, che avete visto alcune foto sul blog, in questi nella sezione dove parlo un po' di me. Avete anche visto nel podcast, in questo canale YouTube, alcuni video che ritraggono Aki. Aki è venuto a mancare il giorno 6, dopo alcuni problemi di salute, perché si portava avanti da tempo.
Volevo salutare Lucky anche in questo video. Arrivederci, Lucky. Ci vediamo. A voi tutti, ci vediamo nella prossima puntata. Lunga vita e prosperità e alla prossima. Ciao.